Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. E ancora mi rivolgo a tutti gli uomini, a ogni uomo. E con quale venerazione l'Apostolo di Cristo deve pronunciare questa parola, uomo? E non distoglierci, non distrarci dalla preghiera. Vi stanno dando alcune torce anche i fratelli di San Rocco, torce a vento. Vi stanno dando, Michele, vi stanno dando. Attenzione a queste torce a vento. Non è una semplice candela, e quando camminate la torcia va qui a sinistra, fuori, e lì a destra. Facciamo dei cordoni. Il Cristo soltanto apre il cammino. Davanti al Cristo c'è soltanto il tamburo e l'ottola e basta. Sacerdoti e popolo di Dio dietro il Cristo, ma formiamo un corteo, massimo 5 persone, per poter anche camminare per le strade, in ordine, e segno di devozione e di preghiera anche l'ordine in questo cammino penitenziale, quello che volevamo i sacerdoti. Questa sera, questa notte, sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Faremo passare anzitutto colui che ha sofferto, ha conosciuto la sofferenza per noi, il crocifisso. Durante questo cammino vi esorto di affidare a lui tutte le nostre intenzioni, le nostre preghiere. Voglia il Signore Gesù davvero farci entrare nel cuore del Padre, un cuore ricco di misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Lo ricorderò spesso questo cammino. Sarò più bianco della neve. Dietro i portatori, i sacerdoti e dunque il popolo di Dio. Non vi appalcate per motivi di sicurezza per le torce che avete in mano. Distanziate. Massimo 5 persone. Sarò più bianco della neve. La propria terra in cerca
di una situazione di libertà, anche morendo. Ti affidiamo i tanti bambini che abbiamo visto sugli schermi delle nostre televisioni. Le vicende dell'Antico Testamento sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con Israele una storia di salvezza.
Della Chiesa e la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti. Nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. Come l'esperienza la credibilità del perdono della nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza della Chiesa, il tempo di farsi carico dell'annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all'essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù,
anche come già i primi tuoi di questo difficile tempo. Vogliamo seguirti ed esserti amici. Attratti dal fulgore del tuo volto desiderato e nascosto. Mostraci, ti preghiamo, il tuo volto sempre nuovo, misterioso specchio dell'infinita misericordia di Dio. Lascia che lo contempliamo con gli occhi della mente e del cuore, volto del Figlio, irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza. Volto umano di Dio entrato nella storia per svelare gli orizzonti dell'eternità. Volto silenzioso di Gesù sofferente che ci indichi la strada della vita e il coraggio di seguirti senza timori e compromessi per diventare testimoni del tuo Vangelo. Luce che rischiara le tenebre del dubbio e della tristezza. Che ha sconfitto per sempre il potere del male e della morte. Sguardo misterioso che non cessa di posarsi sugli uomini e i popoli. Volto celato di segno. In ordine.